Ciao a tutti e benvenuti. Allora, oggi voglio farvi un altro video su Legends of Runeterra e questa volta voglio portare un mazzo che ora vi faccio vedere. L'ho chiamato, scusate, andiamo giù, Rush Noxus Piltover, perché è un mazzo appunto che utilizza le regioni Noxus e Piltover. Vi faccio vedere il mazzo completo, ma io qua a sinistra ho la versione budget che utilizzerò anch'io perché non avevo tutte le carte per poter utilizzare quest'altro mazzo. Come sapete, io gioco a Legends of Runeterra ultimamente e ancora ovviamente non sono esperto, non sono bravissimo, ma quando trovo dei mazzi che vedo che funzionano o che mi divertono, ve li faccio vedere per condividerli con voi. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete la campanellina delle notifiche e mettete like al video che mi aiuta veramente un sacco e a voi costa relativamente poco. Vi ringrazio, adesso vediamo un attimo nel dettaglio questo mazzo. Questo è un mazzo Rush, quindi un mazzo aggro che il suo scopo è quello di distruggere l'avversario nei primi turni, ok? Senza arrivare al late game. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso unità come, oddio, la sabotatrice della legione che ho appena tolto per qualche motivo. La rimetto. Sabotatrice. La rimetto subito. La sabotatrice della legione che, attaccando, infligge uno al Nexus nemico. Quindi quello che cerchiamo di fare è sempre fare danni diretti al Nexus. Lo facciamo con lei, poi lo facciamo con Recluta della Ciurma Boom, che quando attacchiamo infligge due danni al Nexus nemico. Con il Granatiere della Legione, che come ultimo respiro ha infligge due danni al Nexus nemico. E anche con drop un po' più forti, tipo la Trifariana Sedata di Gloria, che è un drop da 2 ma 5-1, quindi fa tanti danni. Potenza che dà sopraffare e abbinato a una Trifariana oppure a un Trifariano Temerario, 3 in più e sopraffare sono davvero tanti danni. Considerate che con sopraffare facciamo i danni in più che facciamo all'unità, li facciamo al Nexus. Quindi, se un'unità ha 3 di difesa e noi abbiamo 8 di attacco, facciamo 3 danni all'unità e 5 danni al Nexus, ok? Quindi, tutto quello che cerchiamo di fare con questo deck è proprio far danni direttamente al Nexus. Anche il colpo mistico può servire a questo, a far danni al Nexus direttamente. Shirasa la Lama infligge doppi danni al Nexus. L'esperta Trifariana è un'unità abbastanza forte, ci fa pescare una carta per ogni alleato con 5 più potere. Cato il braccio destro dà sopraffare e più 3 all'alleato supportato, una carta molto molto forte, sempre per quello vi dicevo, affiancata a Trifaria ai Trifariani o a Darius, anche se Darius ha già sopraffare ed è un'altra carta abbastanza forte. In più abbiamo anche il venditore di barili usati, che evoca due barili caustici. I barili caustici praticamente infliggono uno a tutti i Nexus, un danno a tutti i Nexus. E questa è la versione completa. Vi faccio vedere, praticamente nella versione base ho tolto delle carte che non ho, che non ho. Ah, cacchio, ma adesso ce l'ho. Allora facciamo così. Ci prendiamo la Recluta della Ciurma. E la Trifariana non ne abbiamo purtroppo, nemmeno l'esperta, ma possiamo prenderci un altro venditore di barili. Ecco, in questo modo siamo un pochetto più verso. Ci mancano un paio di Trifariane, e un venditore di barili e un'esperta Trifariana. Comunque, questo è quello completo. Quello che utilizzo io è questo qua. Ed è molto molto simile. Come vi dicevo, ho tolto due robe e ce ne ho messe altre due. Sostanzialmente la stessa cosa. Ci ho messo in più Gladiatore Brutale perché è un'altra carta con sopraffare ed è un drop relativamente per il late game. Ma adesso andiamo subito a giocare Rush Noxus Piltover. Lo giochiamo in normal e vediamo come va. Io spero che vada bene come è andata finora. E è un mazzo con il quale mi sono trovato davvero bene e perciò voglio vedere se anche a voi piace. È un mazzo che ho preso da un giocatore master. Quindi insomma, dovrebbe essere abbastanza affidabile. Poi bisogna ovviamente avere un po' di fortuna e sapere anche giocarlo bene. Ovviamente quello che vogliamo noi è più drop possibile da 1 o da 2, ok? Quindi scartiamo questa roba che è per il late game e cerchiamo, esatto, cose un pochetto più per l'early game. E una delle carte che ho aggiunto in questo deck budget è l'Annunciatore dell'Arena,
perché dà uno agli altri alleati in battaglia, mi sembra abbastanza. Allora, ok, non posso bloccarla, quindi l'unica cosa che posso fare è evoco questo. La mia prima grande missione. Forse era meglio se avessi evocato l'annunciatore dell'arena. Però evocarlo senza avere nessuno schierato non è proprio una cosa buona. Lui dovrebbe avere un mazzo elusivo, quindi è un mazzo abbastanza tosto. Noi quello che possiamo fare è fornisce. Ok, giocare sicuramente l'annunciatore dell'arena. Il sole splende, il E pubblico poi è forse pronto. legame Si fraterno inizia. se ne abbiamo bisogno. Perché conferisce più 2-0 a due alleati, quindi renderebbe questi due abbastanza più forti, specialmente il drop da 2 recluta della ciurma boom. Se noi lo potenziamo, possiamo tenerlo in campo per più tempo, cazzarola. Allora, questo ovviamente mi ucciderà qualcuno e si fa 5 di rubavita. Però è effimero, quindi muore. Il che significa che se io non attacco, lui muore e non mi muore nessuno. Il che sinceramente per me è ottimo, quindi passiamo. Chi Si sta è perso giocando? un'unità così, completamente a caso. Sono Ora carico. giochiamo l'aspirante trifariano, così che Per l'impero. quando viene evocato gli conferisci più 2 se Ah, hai un altro alleato di Noxus. L'altro alleato di Noxus c'era, gli abbiamo dato più 2. Purtroppo non abbiamo modo di fermare lei, che continuerà a farci danni, ma che dobbiamo fare? sono Ancora non abbiamo carico. bisogno di Mio rovistare, perché potere. comunque siamo messi abbastanza bene. Anzi, il prossimo turno probabilmente faremo abbastanza danni. Non so già se utilizzarmi il legame fraterno, ma facciamolo, va. Utilizzo legame fraterno, così da potenziare un po' tutti e avere il danno suddiviso, ok? Cioè, non è che se lui mi blocca il trifariano, tutto il mio danno se n'è andato. Il prossimo turno lui mi deve bloccare un paio di unità per riuscire effettivamente ed efficacemente a bloccarmi. In più ho anche potenza, che dà sopraffare. Lui c'ha ragnetto. E con il ragnetto ovviamente mi ucciderà l'aspirante trifariano. Oh, qui c'è una scelta. O attacco adesso. Probabilmente la cosa migliore è attaccare adesso. Anche se potrei utilizzare la recluta della ciurma per fare anche più danni. Però ovviamente se io evoco qualcosa, lui evoca qualcos'altro. E a questo punto preferisco attaccare direttamente e utilizzare potenza se ce n'è bisogno. Ma non credo, perché comunque fare 8 danni abbassa. Sapete che se io utilizzo potenza in realtà faccio 8 danni, 8 più 4, faccio tantissimi danni, utilizzo subito potenza. Faccio 8, 12, 16, 18 danni mi pare. 18 danni, quasi 20 danni. Capite già la potenza di questo deck da dove viene. Tra i sopraffare e È ora la di possibilità andare. di fare danni al Nexus direttamente, facciamo una marea di danni. Lui ha 2 punti vita, raga. 2. Ci abbiamo sicuramente un C'è altro qualcosa qua recluta dentro. della ciurma. E praticamente non il turno successivo, ma quello dopo ancora, molto probabilmente riusciremo a finire la partita. Perché basta dare il comando attacca. Ah, ci abbiamo il colpo mistico. Potremmo finire la partita in questo momento. Mo' vediamo se ci riusciamo. Proviamo subito. E se ci riusciamo, raga, la partita è finita. E sto mazzo, insomma, ha dimostrato effettivamente la sua validità. Vediamo. Poi, ovviamente, vi metto il codice in descrizione del mazzo, così potete recuperarlo e darci un'occhiata. Il nostro avversario si è arreso. Ebbene sì, questo mazzo funziona alla grande, come avete visto. Non so se il volume era troppo alto, no, casomai era troppo basso, vabbè. Insomma, raga, ha funzionato veramente, veramente bene. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanellina delle notifiche. E non solo questo, ma anche a mettere like al video se vi piace. A me, sinceramente,
Questo mazzo sta sorprendendo abbastanza e mi sta veramente piacendo un sacco, quindi insomma, spero che sta roba vi aiuti un po' a capire quali sono i mazzi migliori al momento, eccetera, eccetera. E io in questo momento nella mia collezione devo ancora prendere tante tante carte. Sto facendo... Dove... Ricompense, ok. Sto facendo Noxus, l'ho completato al 90%, ho completato al 100% prima di Noxus Ionia. La prossima regione che proverò a completare probabilmente sarà il Freylord o Piltover, probabilmente Piltover. Nonostante io adori Freylord, comunque mi sembra che i mazzi più meta hanno sempre a che fare con Piltover. Va bene, vi ringrazio un'altra volta per aver guardato questo video e farò prossimamente un video sui Poro, quindi insomma state aggiornati e ci vediamo al prossimo video. Bella!